Consigliera Iorio. Si è acceso? Ecco, grazie. Avevo nel mio intervento precedente anticipato già il voto, però ne approfitto per ritornare, diciamo, a ribadire il discorso sulla viabilità molto velocemente, perché è stato ripreso dai consiglieri, per cui l'invito, così come abbiamo fatto in Commissione Urbanistica, anche a leggere le norme tecniche di attuazione del piano particolareggiato, che all'articolo 6 sulle aree pubbliche ha proprio un paragrafo relativo alla viabilità, ai parcheggi, in cui si mette chiaramente in evidenza che le aree da destinare alla viabilità e ai parcheggi sono già previsti negli elaborati grafici del piano particolareggiato e che ovviamente questi tracciati della viabilità potranno essere modificati e definiti maggiormente nei progetti esecutivi delle opere da realizzare, senza che questo costituisca ovviamente variante al piano particolareggiato che stiamo adottando. Ecco, è soltanto questo per specificare il motivo per cui non abbiamo accolto l'ordine del giorno presentato dall'opposizione, non perché non siamo contenti quando c'è un apporto positivo e costruttivo delle opposizioni, tant'è vero, ricordo che lo stesso c'è stato in discussione durante le due commissioni che abbiamo tenuto sul tema, ma perché a volte quando gli ordini del giorno sono, come ho già detto, mi è capitato di dover dire altre volte, ridondanti o comunque riprendono temi già insiti nella delibera, riteniamo appunto che siano superflui. Comunque ribadisco ovviamente il nostro voto favorevole su questa delibera, perché appunto una delibera che si aspettava da tanti anni e che va ad intervenire su una zona, diciamo, sorta in gran parte in maniera abusiva e spontanea, e con questo piano particolareggiato auspichiamo che invece la realizzazione dei servizi necessari per tutte quelle persone che già da oggi vivono abbiano finalmente, diciamo, i servizi, il verde, la viabilità, i parcheggi, il decoro che tutti quanti meritano in questa città e forse prima di tutti gli abitanti delle periferie che attendono questi servizi da lungo tempo. Grazie.